Buongiorno, benvenuti al terzo appuntamento del ciclo di conferenze e nuove sfide per l'ingegneria aerospaziale, ciclo organizzato dall'Accademia delle Scienze di Torino. Mi presento, sono Paolo Maggiore, docente di impianti e sistemi aerospaziali presso il Politecnico di Torino, in particolare faccio capo al Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale. In questa mia presentazione vi parlerò del concetto di velivolo All Electric, che è relativamente nuovo. Prima di cominciare è necessaria una precisazione: il concetto di velivolo All Electric di cui vi parlerò non coincide esattamente con quello di velivolo a propulsione elettrica o ibrida, anche se è strettamente legato. Di velivolo a propulsione elettrica vediamo un esempio in figura, si tratta del progetto IFAN-X, progetto condotto da Airbus e da Rolls-Royce, che penso tutti voi conosciate, essendo queste due aziende due leader nel settore aerospaziale e dell'aviazione civile a livello europeo. Nello specifico, il progetto IFAN-X ha portato a sviluppare un dimostratore volante, neanche un prototipo, ma proprio un dimostratore, in cui un propulsore tradizionale è stato sostituito da un fan mosso da un grosso motore elettrico. In figura potete individuarlo dalla colorazione verde. Il progetto ha consentito di verificare la fattibilità della propulsione elettrica per velivoli di grandi dimensioni, come quello riportato in figura, anche se a mio parere siamo ancora lontani da una vera e propria applicazione di una propulsione elettrica in termini di sostenibilità economica e di sicurezza del volo. Questo è principalmente legato all'inaffidabilità delle grosse batterie che vedete necessariamente installate a bordo. Energy storage sta proprio a significare la necessità di una grossa batteria che serve a fornire quell'accumulo necessario a portare in sicurezza il velivolo a terra a seguito di un eventuale blackout di generazione a bordo. Pensate che questo velivolo ha un generatore elettrico di grosse dimensioni in fusoliera, nella parte posteriore della fusoliera, a cui è collegato il motore elettrico che pone in rotazione il fan, e questo grosso generatore elettrico è posto in rotazione da un motore a turbina posto all'interno della fusoliera. Quindi capite la farraginosità dell'architettura, che dimostra come siamo ancora lontani da una vera e propria applicazione di propulsione elettrica, almeno su velivoli di queste dimensioni, poi su quelli più piccoli, la cosa è già fattibile. Apriamo una breve parentesi prima di parlare di All Electric Aircraft sulla normativa, in quanto la normativa poi influenza in modo fondamentale le attività e riduce un po' la libertà del progettista nel fare, nel portare avanti i suoi progetti. Quindi è opportuno fare questa premessa sul quadro normativo chiamando in ballo l'ICAO. L'ICAO è un acronimo che sta per International Civil Aviation Organization, credo che molti di voi lo conoscono, è un ente supremo che regola le attività attinenti all'aviazione civile a livello mondiale. In seno all'ICAO è istituito un organismo tecnico chiamato CAEP, preposto alla gestione dell'annesso 16 relativo alla protezione ambientale, che rappresenta uno dei tanti allegati alla Convenzione di Chicago dell'ICAO, che rappresenta il documento più importante che con i suoi 96 articoli regola poi tutte le attività dell'aviazione civile a livello mondiale. Il CAEP è un comitato consultivo dell'ICAO, assiste l'ICAO nella formulazione di nuove politiche e nell'adozione di nuovi standard relativi al rumore, alle emissioni acustiche, quindi, e alle emissioni chimiche degli aeromobili, e quindi persegue più in generale la riduzione dell'impatto ambientale di un qualunque prodotto dell'aviazione civile. Tra le varie attività che hanno preso piede all'interno del CAEP c'è la recentissima politica denominata Corsia, che vedete riquadrata in rosso in quella roadmap che fissa le varie tappe, i vari risultati a cui è giunto il CAEP. Adesso parleremo brevissimamente del Corsia. Essenzialmente Corsia è uno schema di regolazione delle emissioni di CO2, si concentra sulla CO2,
che derivano dalle attività dell'aviazione civile. Questo schema di regolazione mira a stabilizzare e successivamente ridurre, seppur in modo progressivo, con il tipico approccio della normativa della legislazione, quindi mira a ridurre le emissioni prodotte dall'aviazione civile. Corsia è stato adottato nell'ottobre del 2016, al momento applicato dagli Stati ancora su base volontaria. La sua applicazione si prevede poi possa concludersi nel 2035 con l'obbligatorietà a quella data per tutti gli stati facenti parte dell'ICAO. Qui riportiamo a esemplificare un estratto di due documenti importanti dell'ICAO, che fissano le possibili misure di mitigazione dell'impatto ambientale, e da questa tabella si evince che l'estensione delle azioni di contenimento non sono finalizzate solo alla CO2, ma anche al consumo di combustibile, alle emissioni gassose di ossidi d'azoto e di ossidi di zolfo, agli idrocarburi combusti, al particolato. Ancora un esempio con due estratti di tabelle. Vi ho messo in calce la bibliografia qualora siete interessati ad approfondire il tema. La prima tabella mostra la riduzione del consumo per evoluzione di velivolo, cioè la nuova generazione di velivoli esistenti. È necessario che manifesti queste riduzioni che si aggirano attorno al 20%, riquadrate in rosso. E invece nell'altra tabella troviamo anche la progressione di riduzione dell'impatto ambientale in termini di emissioni, previsto per decenni, fino al 2050. A questo punto, chiuso questo preambolo che giustifica poi la nascita di queste architetture più elettriche degli aeroplani, torniamo al velivolo. Qui vediamo la tipica suddivisione in tre componenti principali del velivolo: la struttura primaria, i propulsori e i sistemi di bordo. Ne vediamo rappresentati tre: il sistema elettrico, quello idraulico, quello combustibile. In realtà sono molto più numerosi. Queste tre entità coesistono poi e vanno a costituire il velivolo. Noi ci occuperemo soprattutto di sistemi di bordo, ma studieremo anche l'interfaccia con i propulsori. La complessità degli impianti è proporzionale alla potenza da loro assorbita. Più l'aeroplano è complesso, più i sistemi sono complessi, più è inevitabile che l'energia necessaria al loro funzionamento cresca. Nell'immagine a destra vediamo un aliante per cui gli impianti sono estremamente semplici e addirittura la potenza non è estratta da un qualcosa di elettromeccanico, ma è il pilota stesso che muove i sistemi, potenzia i sistemi. Nell'immagine a sinistra invece notiamo come un grosso velivolo da trasporto passeggeri sia un coacervo di cavi, di tubi, di elementi meccanici che costituiscono una vera e propria rete intricata di sistemi. Noi discuteremo ora come la potenza viene generata a bordo del velivolo e come venga trasferita a questi sistemi di bordo. A tal fine anticipo che il concetto all electric contempla proprio un uso razionale della potenza generata e fornita ai sistemi, al fine complessivo di ridurre i consumi e quindi l'impatto ambientale e nel contempo anche i costi operativi del velivolo, perseguendo i requisiti normativi e nel contempo dando anche un vantaggio all'economia, ai proprietari che utilizza questi aeroplani, che godono anche il beneficio di una riduzione dei costi. Ora, vediamo quindi i principi di alimentazione dei sistemi di bordo, cominciando da un velivolo ad architettura tradizionale, quindi non più elettrico. Vediamo poi come si può rendere questa alimentazione più conforme alle normative CAEP e quindi con l'introduzione di questa maggiore elettrificazione. Cominciamo dal tradizionale, quindi vediamo in figura uno spaccato di un propulsore dal quale si evidenziano gli elementi salienti per l'alimentazione dei sistemi di bordo, e quindi il compressore in scuro e la gearbox collegata all'albero del propulsore attraverso questo albero che viene chiamato in gergo PTO, Power Transfer Overdrive, albero abbastanza robusto e pesante che trasporta energia meccanica dalle parti rotanti del motore verso la gearbox, che qui vediamo ingrandita. La gearbox non è altro che una catena di ingranaggi
con degli alberi che fuoriescono dal suo contenitore che permettono di collegare gli organi di generazione su diverse tipologie di potenza che adesso specificheremo con maggior dettaglio. Lo schema funzionale riconducibile è quindi riportato in questo disegno in cui vediamo il combustibile che entra all'interno del propulsore, il propulsore genererà la spinta necessaria al volo e nel contempo deriverà attraverso una via meccanica sulla gearbox dell'energia che servirà a porre in rotazione dei generatori di svariate tipologie che alimenteranno poi diversi circuiti con cui andranno a loro volta ad alimentare le utenze. E poi una via pneumatica costituita dall'aria spillata dal compressore. Adesso vi dirò qualche elemento in più, vi darò qualche elemento in più con cui, energia con la quale viene alimentata tutta un'altra serie di impiantistica di bordo. Qui troviamo gli ordini di grandezza delle potenze messe in gioco per le diverse tipologie di sistemi. Relativamente a un velivolo di medie dimensioni, potrebbe essere un 200 passeggeri tipo Boeing 737 o Airbus A320, che sono gli aeroplani più venduti al mondo. Si nota come la potenza pneumatica che viene ottenuta spillando pressione, aria sotto pressione calda dal compressore, costituiscono una voce non trascurabile delle potenze estratte dal motore, comparata con le altre forme meccaniche, idraulica ed elettrica. Su questo spaccato vediamo ancora meglio le due vie di ripartizione della potenza cosiddetta secondaria, secondaria perché non contribuisce alla propulsione, noi chiamiamo potenza propulsiva o potenza primaria quella utile effettiva al volo, e avendo questa fonte di energia, questa fonte di potenza a bordo, sfruttiamo lo stesso propulsore per generare una via derivata che si suddivide, come abbiamo detto, in una via pneumatica che sarebbe più propriamente giusto chiamare entalpica, in quanto andiamo a sfruttare la pressione e la temperatura, l'energia interna dell'aria compressa, e una via meccanica che tramite l'albero alimenta poi la gearbox. Esplodiamo per maggior dettaglio lo spillamento dell'aria del compressore, si vede quindi come da un certo stadio posizionato secondo determinate regole lungo lo sviluppo longitudinale del compressore. Avremo un collettore che raccoglie dell'aria che attraverso delle valvole viene prelevata, diciamo, ad uno stadio opportuno e viene messa a disposizione di un sistema o più sistemi. Invece qui vediamo la via meccanica, si nota come la gearbox consenta quindi il riversamento di potenza meccanica su svariate utenze, una per ciascuna presa di moto, e in particolare evidenziamo anche la produzione di energia elettrica tramite un generatore dedicato che adesso andremo a riprendere. Con specifico riferimento alla potenza elettrica installata, possiamo vedere che il diagramma in alto riporta come l'evoluzione dell'aeronautica faccia segnare un incremento inevitabile e progressivo della potenza elettrica installata a bordo. Man mano che il velivolo si ammoderna, più potenza elettrica installata a bordo avrà. L'impianto elettrico, oltretutto, sta diventando il più pesante tra i sottosistemi di bordo, quindi rappresenta sempre più un punto importante dell'impiantistica. In basso, nella tabellina, riportiamo i valori di tensione normalizzati disponibili sui velivoli tradizionali. In medie e grosse dimensioni, vediamo due tensioni in continua, 28 volt e 270 volt, e una tensione in alternata monofase, 115 volt, 400 Hz, oppure una trifase, stella triangolo, 115 volt o 200 volt, che rappresenta, diciamo, la variegatura tipica delle tensioni a bordo su un aeroplano moderno, ma di architettura tradizionale. Torniamo alla gearbox, vediamo con maggior dettaglio le tipiche utenze ad essa collegate, quindi vediamo oltre al generatore elettrico una pompa idraulica, una pompa dell'impianto combustibile, una turbinetta di avviamento pneumatico che rappresenta un punto saliente che la configurazione
elettrica tende ad eliminare. Ecco appunto, facciamo adesso un passo ulteriore, ma non arriviamo subito alla configurazione all electric, ci fermiamo ad un passo intermedio, affrontiamo quella cosiddetta more electric, che già esiste un velivolo di riferimento, in particolare il Boeing 787, che rappresenta un'applicazione all'avanguardia, che rientra in questo paradigma del More Electric. Vediamo in che cosa consiste il More Electric. More Electric, che è stato concepito già negli anni 90, quindi è un concetto abbastanza datato, ma che ha trovato poi applicazione in velivolo moderno, che è uscito da pochi anni sul mercato, appunto il 787. La concezione More Electric prevede l'eliminazione dello starter pneumatico, di cui abbiamo parlato prima, come una macchina elettrica reversibile, che chiamiamo starter generator di tipo elettrico. La turbinetta pneumatica è, dal punto di vista dell'efficienza energetica, non efficiente, non tanto per il rendimento in sé della macchina, quanto perché richiede un'alimentazione pneumatica che otteniamo attraverso uno spillamento di aria dal motore, da un altro motore già acceso, per avviare attraverso la catena cinematica della gearbox il motore spento, oppure utilizzando un piccolo turbomotore che chiamiamo APU, Auxiliary Power Unit, che è dotato anch'esso di compressore, permette di rendere a disposizione del velivolo una portata d'aria. Ora, la turbinetta pneumatica quindi richiede questo aggancio con impianto pneumatico, e l'obiettivo della configurazione More Electric è proprio quella di eliminare lo spillamento dal compressore. Si vorrebbe eliminare anche la pompa idraulica, vedete un punto interrogativo, anche se l'eliminazione della pompa idraulica comporta dei seri problemi di soluzione dell'alimentazione dei comandi di volo primari, che al momento attuale non si è ancora risolta, quindi l'idraulica continua a rimanere, quindi continua a esserci una pompa idraulica che alimenta i comandi di volo primari, cioè le superfici mobili che consentono al velivolo di cambiare traiettoria e che quindi sono fondamentali. Il punto interrogativo sta a significare che il progettista sta cercando di trovare soluzioni che permettano anche l'eliminazione dell'idraulica. In ogni caso, tornando al More Electric, noi abbiamo una pneumatica che viene eliminata. Il dispositivo che permette quindi di avviare e nel contempo di generare potenza elettrica si chiama starter generator. Questo riportato in figura è quello che è installato a bordo del 787, in realtà ne abbiamo più di uno sul 787. Vedete che il taglio di potenza è notevole, 250 kV/A, macchina reversibile, innovativa, che è di una certa complessità e ha richiesto parecchi anni di sviluppo. Ora, torniamo allo schema More Electric. Lo schema funzionale è il seguente. Abbiamo quindi il solito combustibile che alimenta il propulsore, che genera spinta. Non abbiamo più la potenza pneumatica, ma attraverso una gearbox alimentiamo un generatore elettrico molto corposo che attraverso una via elettrica alimenta la maggior parte dell'impiantistica di bordo, tranne la parte idraulica, che abbiamo detto, a causa della difficoltà tecnologica di risolvere il problema dei comandi di volo primari, mantiene ancora una via idraulica. In rosso vediamo riquadrate le due utenze più importanti, alimentate con questa nuova fonte elettrica, e quindi lo sghiacciamento delle parti del velivolo e poi la pressurizzazione, il controllo ambientale, il condizionamento della cabina passeggeri. Sono due utenze fortemente energivore che,
sul 787 nella formulazione More Electric vengono alimentate per via elettrica. Gli obiettivi di questa modifica nell'alimentazione dei sistemi di bordo sono tre: minori consumi, minori emissioni, a causa di un miglioramento delle condizioni di funzionamento del propulsore, perché evitiamo lo sfillamento del compressore, quindi aria calda che se ne esce, e invece di contribuire al mantenimento del ciclo termodinamico secondo cui funziona la macchina, vanno portati all'esterno a compiere altre cose. Questo porta a degli squilibri di flusso nella macchina che peggiorano consumi e incrementano le emissioni chimiche dannose. Nel contempo abbiamo anche minori costi manutentivi grazie a una semplificazione, una razionalizzazione dell'impiantistica di bordo, a seguito dell'eliminazione della pneumatica. Ancora una volta ribadiamo il concetto mostrando le utenze coinvolte dall'elettrificazione, a cui si aggiungono nella configurazione More Electric le utenze riquadrate in rosso, che sono appunto l'estrazione e la ritrazione del carrello, delle porte, dei comandi di volo secondari, flap e slat, e delle pompe combustibili per alimentazione del propulsore, che si abbinano a quelle già presenti nel 787, cioè alla pressurizzazione della cabina, all'antighiaccio e al sistema di condizionamento. Questa è la tipica architettura More Electric. È chiaro che quando passiamo al More Electric, il concetto di More Electric ha portato ad un forte aumento della potenza elettrica installata. L'elettrica chiaramente si fa carico della pneumatica e quindi aumenta la sua importanza, e vediamo come dall'andamento lineare si arrivi con il Boeing 787, che implementa questa architettura More Electric, ad un raddoppio della potenza elettrica nell'arco di pochissimi anni, quindi ad una curva che da lineare diventa poi esponenziale. Ancora una volta ribadiamo il confronto tra l'architettura tradizionale e l'architettura MEA, quindi una generazione a tensione più elevata di quella tradizionale, con una via a tensione ancora più elevata in corrente continua per alimentare quelle utenze energivore cui abbiamo già detto prima, e quindi compressori per la pressurizzazione della cabina, avviamento dei motori, condizionamento e via dicendo. Tenete conto che la tensione più alta è benefica quando abbiamo delle grosse potenze elettriche veicolate dall'impianto. Semplicemente per l'applicazione delle due leggi di Ohm, noi scopriamo che se la potenza richiesta dalle utenze, che è un requisito, cresce, e noi abbiamo una grandezza intensiva, tensione elettrica più elevata, possiamo ridurre la grandezza estensiva, cioè la corrente diminuisce. La riduzione della corrente consente quindi una forte riduzione della sezione dei conduttori elettrici che trasportano la potenza alle utenze, quindi questo porta un notevole beneficio in termini di peso di rame installato. Ricordate che il rame è molto denso, più del ferro, quindi consente appunto un notevole risparmio. Questo porta anche ad un innalzamento delle tensioni a bordo, con inevitabili problemi anche di isolamento e di sicurezza da parte poi di chi andrà a fare manutenzione negli orari o in caso di incidente. Per quanto riguarda poi l'adeguamento della potenza che arriva dai generatori, in cui 230 volt a frequenza variabile, alle esigenze delle diverse barre di carico, saranno poi disponibili dei regolatori di tensione che funzionano in genere su questo principio: un trasformatore che innalza la tensione o la abbassa al valore richiesto, un rettificatore, un filtro che spiana le varie oscillazioni di tensione, e poi un regolatore che permette quindi di alimentare una barra in continuo usando a monte una tensione alternata che è stata cambiata in tensione dalla mediazione di un trasformatore.
vediamo nuovamente nella sua interezza lo schema elettrico del 787, cioè un More Electric Aircraft. Vediamo come sparisce la pneumatica. Rimangono le pompe idrauliche per l'alimentazione dei comandi di volo primari, però tutto il resto dell'impiantistica è stato elettrificato. Nella barra verde troviamo le utenze molto energivore, quelle che servono a pressurizzare e a condizionare l'impianto di condizionamento della cabina, e si vede come la tensione di alimentazione sia 270 volt. Queste tensioni poi sono figlie, diciamo, delle tensioni a monte, da cui poi, tramite quel processo di rettificazione di regolazione, otteniamo le grandezze regolate di valve. A questo punto passiamo finalmente al concetto di all electric, cioè abbiamo la definizione nella massima estensione dell'elettrificazione dei sistemi di bordo. L'intenzione del paradigma all electric aircraft è quello di rimuovere anche la gearbox, che abbiamo visto rimane per consentire il funzionamento della pompa idraulica che alimenta poi i comandi di volo primari. L'eliminazione della gearbox è un altro vantaggio notevole dal punto di vista dei pesi, della complessità, dell'ingombro. In questo caso si ottengono dei benefici innegabili in termini di compattezza, di leggerezza del propulsore, con riduzione anche della resistenza aerodinamica, maggiore compattezza del motore, quindi ulteriore riduzione dei consumi a seguito di questa migliore aerodinamica dell'aria che, passando attraverso il fan, poi va a lambire la gearbox che è posta all'interno. Ora, il problema si traduce poi in un'integrazione a bordo del propulsore di un grosso generatore elettrico che non ha più una gearbox per il suo azionamento, ma migra direttamente dentro il propulsore. Queste macchine già esistono, sono già sperimentate, non si è ancora arrivati ad una declinazione pura di all electric, però si stanno sperimentando. Sono macchine reversibili, come quella del 787, permettono di fare azionamento reversibile, quindi avviamento del motore come starter e generatore quando il motore è avviato e la velocità supera un certo valore. Sono macchine di una certa complessità, anche di un certo peso, ma il peso della macchina elettrica, pur essendo elevato, controbilancia la riduzione del peso dovuto all'assenza della gearbox e del PTO, che rappresenta un albero molto lungo che trasmette una potenza elevata, quindi anche di peso suo notevole. Lo schema quindi riassuntivo equivalente di una configurazione all electric e quindi rappresentato dal disegno, vediamo come tutta l'impiantistica, compresa l'idraulica, assume una connotazione elettrica alimentata a monte dall'elettrica, qualunque forma impiantistica installata a bordo. Il problema dell'eliminazione della gearbox e quindi anche della possibilità di trascinare pompe idrauliche per via meccanica fa nascere però un altro problema che si sta cercando di risolvere, cioè l'eliminazione della gearbox non è più possibile, con l'eliminazione della gearbox non è più possibile collegare pompe necessarie all'alimentazione dell'impianto idraulico. Abbiamo capito che i comandi di volo primari richiedono l'idraulica per una questione di regolarità e di affidabilità nel funzionamento delle superfici mobili. Ecco che stanno venendo in auge delle soluzioni chiamate attuatori elettroidrostatici ed elettromeccanici che vanno a supporto dei comandi di volo primari, a sostituire i comandi di tipo idraulico di vecchio stile. Diciamo che questi attuatori sono allo studio, sono già applicati almeno nella configurazione elettroidrostatica su velivoli militari e si sta cercando di estenderli anche ai velivoli civili. In questo caso, con una fonte elettrica, possiamo alimentare una pompa che viene posta in rotazione da un motore elettrico.
e che si crea un mini impianto pressurizzato localizzato all'interno dell'attuatore per mantenere un azionamento idraulico in ultima istanza. Oppure nella configurazione elettromeccanica abbiamo un motore elettrico direttamente integrato nell'attuatore che poi andrà a trasportare la potenza di una linea meccanica che andrà poi a sua volta a muovere la superficie mobile. Quindi il concetto di All Electric si completa finalmente con l'introduzione di questi dispositivi di attuazione che, alimentati per via diretta, mutuata dall'idraulica o effettivamente diretta nel caso degli elettromeccanici, risolvono definitivamente il problema. Qui possiamo vedere, vi dicevo, la sperimentazione con comandi di volo potenziati per via elettrica. Qui vediamo l'Airbus che su un A320 sta portando in volo ormai da un po' di anni un attuatore di tipo elettromeccanico puro, con cui vuole dimostrare la fidabilità di questa tecnologia al fine poi di implementare in modo completo l'architettura all electric. Ci avviamo alla conclusione, quindi facciamo alcune considerazioni di tipo generale, no? Sui benefici ottenibili ricorrendo alla configurazione elettrica. Ci sono numerosi benefici, abbiamo visto migliorare il rendimento del propulsore, quindi diminuire i consumi, diminuire le emissioni chimiche, migliorare la logistica, la manutenzione per una uniformazione, una semplificazione dell'impiantistica di bordo. Però ci sono dei problemi tecnologici ancora da risolvere. Lasciando da parte la questione dei comandi di volo, degli attuatori elettromeccanici o elettroidrostatici, concentriamoci proprio sulla tecnologia elettrica, di generazione. Allora, i generatori sono piuttosto pesanti, sono grandi, è vero che abbiamo un risparmio di, gearbox e albero di alimentazione da gearbox, però i generatori in sé sono piuttosto pesanti. E i convertitori di tensione che abbiamo visto necessari a regolare poi le tensioni sulle varie barre di carico per alimentare le diverse utenze sono pesanti e sono ancora poco affidabili, soprattutto questo è un punto saliente, la minore affidabilità delle unità di conversione ad alta potenza disponibili e necessarie per l'architettura all electric. Nella presente tabella vediamo gli obiettivi temporali che ci si è prefissati per l'introduzione di queste tecnologie abilitanti che consentono, per esempio, di rendere i generatori più leggeri. Ad esempio, vediamo che la potenza specifica, quindi in termini di kilovolt-ampere per chilogrammo di macchina, nei prossimi 25 anni, 30 anni, si prevede che vada addirittura a quadruplicare. Questo vuol dire avere dei generatori che peseranno molto meno. Per arrivare a questi requisiti, a questi risultati, sarà necessario sviluppare delle tecnologie che sono al momento allo studio, quali un raffreddamento liquido della macchina elettrica, particolari caratteristiche dei materiali magnetici, particolari caratteristiche dei materiali di isolamento elettrico, viste anche le tensioni di funzionamento delle macchine più elevate. L'uso di tecnologie di manifattura additiva per realizzare le parti costitutive del motore in modo più efficiente e più leggero, e materiali magnetici di caratteristiche superiori. Per arrivare poi alle tecnologie di compattezza della macchina così spinte, ecco, si sta studiando addirittura l'uso di materiali superconduttori al fine di ridurre le correnti, di ridurre le dissipazioni per effetto Joule dovute alle elevatissime correnti che circolano nelle macchine. Tutte tecnologie in fase di studio che sarà necessario potenziare per arrivare poi all'applicazione più efficiente della paradigma all electric aircraft. Per concludere, passiamo in rassegna i campi della ricerca confrontandoli necessari da sviluppare, confrontandoli con la cosiddetta technology readiness, cioè la vicinanza alla
possibile applicazione su velivoli di serie, quindi passando in rassegna i campi della ricerca che sarà necessario approfondire, vediamo come lo sviluppo di materiali magnetici è abbastanza di nuova generazione, quindi molto più efficienti, è già abbastanza consolidata, come anche quella di sviluppare nuovi transistor basati sulla tecnologia del carburo di silicio che permettono di gestire le elevatissime correnti necessarie ad alimentare i sistemi di bordo con una elevata affidabilità e anche un'elevata velocità nella commutazione dello stato del transistor al fine di creare quelle forme d'onda necessarie all'alimentazione delle diverse utenze disponibili a bordo. E poi ancora lo sviluppo di materiali termici, lo sviluppo della additive manufacturing e questa superconduttività dei materiali conduttivi, che è quella meno attuabile in breve tempo, ma su cui ci si sta pensando. Diciamo che tutte queste tecnologie sono portate avanti al Politecnico di Torino e al fine di rendere più efficace l'applicazione del paradigma all-electric aircraft. Con questo ho concluso, vi ringrazio dell'attenzione e arrivederci.